Ben ritrovati a tutti in un nuovo appuntamento del Trento Film Festival in streaming. Oggi abbiamo con noi Fabio Pasini a Buongiorno. presentare il suo ultimo libro, Andare, pubblicato da Geoantropo. A presentarlo per noi, ritrovato in compagnia del Trento Film Festival, Luca Castaldini. Buongiorno. Cominciamo questo incontro con un breve video che ci introdurrà alle avventure di Fabio. Buona giornata a tutti e buon proseguimento di festival. Ho camminato nell'infinito del ghiaccio, sceso montagne di sabbia, gustato la fragranza della neve, disceso fiumi desertici e pareti molto inclinate. Ho confuso l'alba con il tramonto, dando sfogo al mio nomadismo. Ho faticato, mi sono disperato, mi sono ingegnato. Ho sempre ricercato la vita e sono riuscito a tenere lontano la morte. Sono stato invitato a mangiare l'orso bianco, lo yogurt frizzante di cavalla ed enormi gamberoni di fiume. Ho avuto incontri straordinari con persone normalissime. Ho sognato, pianto, mi sono sentito piccolo piccolo, ma partecipe del concerto della natura. Allora, buongiorno a tutti. Un video emblematico con le imprese di Fabio, di cui adesso parliamo. Questo è il suo libro Andare. Una premessa: io e Fabio siamo amici, quindi se notate un pizzico di confidenza in più è perché c'è poco da mentire davanti alle telecamere anche raccontando le sue imprese. E proprio perché lo conosco, vedendo queste immagini, vi va subito detto che Fabio arriva dalla Bassa Parmense, da San Secondo, che è uno dei posti più lontani nell'immaginario e anche dal punto di vista geografico rispetto a quello che avete visto. Per cui la prima domanda è proprio questa: tu hai parlato di nomadismo. Ecco, com'è nato il sentimento e come hai coltivato il sentimento del nomadismo che ti ha portato in questi posti partendo dalla più profonda Bassa Padana? Beh, intanto devo dire che sono innamorato dei miei posti e della pianura, però riconosco anche che ha dei forti limiti e forse questo anche mi ha portato a cercare altro e questo altro l'ho cercato soprattutto nei fiumi, soprattutto nelle montagne e poi ho questa sorta di mal d'Africa che invece in realtà è un mal d'Artico che mi ha portato a compiere diverse esperienze proprio nel mondo artico. In realtà col passare del tempo ho scoperto di non essere un nomade, ma di essere più che altro un viaggiatore con radici molto forti. Queste radici molto forti per me sono nella pianura padana. Ecco, però quando eri piccolo, non so, ti intrufolavi nei boschi, visitavi il fiume Taro che è vicino al quale abiti, poi quando hai iniziato ad avere l'età della ragione, tra virgolette, hai iniziato a leggere libri, a scoprire personaggi, viaggiatori, esploratori, cioè la cultura, come te la sei fatta prima di andare a tastare di persona questi luoghi? Ma guarda, questa domanda proprio mi ha riportato a un mondo che è il mondo di Jack London, è il mondo di Zanna Bianca. E quindi penso che sia tra i primi libri che ho letto, che ho avuto per mano, proprio era Zanna Bianca e questo grande mitico nord. Ma il libro di Jack London l'hai trovato in casa, te ne parlavano i tuoi genitori, o dentro di te c'era un qualcosa che doveva essere incanalato e che era la ricerca dell'avventura? No, il libro è stato regalato dai miei genitori, quindi sono loro che proprio mi hanno messo dei semini che poi sono così sviluppati col tempo. Qual è stata la prima avventura della tua vita, che può essere anche quella di esserti perso per metà pomeriggio a 2 chilometri da casa. Non lo so, penso di aver sempre avuto questa idea di cercare di scoprire qualche cosa e soprattutto, come dicevi tu, anche vicino a casa da piccolino, quindi anche piccoli giri in bicicletta mi portavano già ad avventurarmi, a cercare di superare quelle che erano un po' le mie colonne d'Ercole, che erano magari, non so, il paese più vicino, piuttosto che, però ho sempre avuto questa idea di cercare. Tu abiti vicino al Taro, però chiaramente abiti abbastanza vicino anche al fiume Po,
che poi è una specie di fil rouge nella tua vita, non ultimo proprio perché ce l'hai a due passi e anche ultimamente, e dopo arriveremo a parlarne, rappresenta un elemento importante della tua ricerca. Ecco, che rapporto hai con il Po? Com'è evoluto nel corso di questi anni? Questo me lo fai domande perché sei mio amico. Esatto. In pratica in tutto questo lavoro che ho fatto in questi anni di ricerca, proprio di avventura, ma anche di posti, sono molto legato all'idea dei luoghi remoti, luoghi selvaggi. Sto cercando di scoprire, ma in realtà è da sempre che lo vivo, però adesso sto cercando di tirare fuori un po' i connotati di luogo remoto, luogo selvaggio, proprio nel fiume Po, nel bacino italiano più importante a livello agroindustriale. Secondo me ci sono degli angoli che sono angoli remoti e selvaggi, sicuramente i più sconosciuti. Una piccola parentesi, tu giocavi a calcio nel Parma, nelle giovanili, eri bravo, anche se io non t'ho mai visto giocare, per cui non ho la prova, però eri bravo, ti sei rotto il ginocchio, ecco, e lì è, come dire, prima pietra angolare della tua vita. Hai mai pensato che cosa sarebbe stato della tua vita se non ci fosse stato quell'incidente e la tua carriera, chiamiamola così, sportiva, fosse stata più ortodossa rispetto a quella che poi sì, c'è stata? Di ortodosso non c'è stato niente, perché dopo ho continuato la carriera sportiva, sono andato a fare uno sport che non c'entrava niente, che era uno sport individuale o a due, che era la canoa fluviale. Ho pensato anche tante volte se questo mondo che ho vissuto, che sto vivendo, legato tanto al viaggio, sarebbe potuto anche accadere se avessi continuato a giocare a calcio così. E penso di sì, penso che la mia idea era proprio quella di fare queste cose qua, e mi davo un lasso temporale, ok, facciamo un po' di sport, poi cerchiamo di viaggiare, perché questa è una cosa che mi dà molto. La prima volta, tu sei legatissimo anche al Trentino, la tua famiglia ha la casa a Cavalese da oltre 40 anni, per cui posso dire che tu hai la doppia cittadinanza, tra l'Emilia-Romagna, tra il Parmense e il Trentino. La tua prima notte sotto le stelle, te la ricordi? O quella che tu ricordi come prima notte sotto le stelle, nel senso nell'ambito di un'avventura, di una ricerca di wilderness in miniatura? Sì, guarda, penso che sia legata la prima volta che sono andato con amici, con un adulto che ci guardava a distanza, via con lo zaino. Era uno zaino degli anni 70, quelli con il telaio, me lo ricordo ancora azzurro, e penso che quello sia stata la prima volta che mi sono sentito nella natura, o essere un po' libero di andare. E quelle sensazioni lì, le hai poi provate in maniera continuativa nel corso degli anni, o si sono modulate ovviamente in base all'esperienza e all'età? Ma secondo me la purezza di quelle sensazioni. Sì. Secondo me è quella cosa che dobbiamo cercare di non perdere, cioè la capacità di emozionarsi, di entusiasmarsi. E io vedo anche adesso, quando faccio anche cose piccole, veramente piccole, però, o anche cose che faccio molto spesso, però torno a casa e sono sempre contento e mi chiedo perché sei contento, perché ogni volta scopro qualche cosa di nuovo, cioè riesco a trovare qualcosa che riesce ad emozionarmi. È quello che mi piace, l'andare in montagna, l'andare per fiumi. Ecco, nel gioco degli elementi, nella scelta dei luoghi da andare a esplorare, era l'elemento, quindi l'acqua, la terra, il deserto, che ti segnava l'orizzonte, oppure era una conseguenza di quello che in quel momento era il tuo stato d'animo, nel senso che tu comunque volevi andare? Sì, allora diciamo che ho avuto sempre queste idee di luoghi remoti, luoghi selvaggi, e ho sempre cercato un mezzo semplice che mi desse la possibilità di vivere quel tipo di natura. Semplice, e quindi, in che senso? Semplice come gli sci, un po' in tutte le forme, la canoa un po' in tutte le forme, oppure la bicicletta.
Quindi anche in un'epoca, tu hai cominciato negli anni 90, primi anni 90, le tue piccole, grandi spedizioni, e insomma in quell'epoca c'era ancora un ricorso importante, non al by fair means, ma a un qualcosa di più impegnativo, che poi dal punto di vista etico il mondo dell'alpinismo, dell'avventura, ha cercato di rifiutare. E, ecco, tu quando vedevi che sceglievi questa strada, come dire, molto pura, e invece di fianco a te, attorno a te, vedevi persone che facevano altrettanto, però scegliendo mezzi diversi, ti domandavi se tu eri nel giusto e loro nell'errore viceversa, oppure? No, assolutamente non. Diciamo che ho sempre fatto tutto cercando di inseguire i miei sogni, e non avevo neanche l'interesse o la voglia di rendere molto pubbliche le mie cose, quindi non avevo bisogno di sponsor più di quello che riuscivo ad avere. Facevo le mie spedizioni con piccolo budget, e questo insomma mi ha permesso di vivere queste esperienze con una mia idea di purezza, insomma, diciamo così. E sono più quelli che ti, quando tu raccontavi questo, capivano il tuo pensiero, o più quelli che dicevano, beh, però, come dire, battezzando uno sponsor, cercando uno sponsor, tu stesso avresti potuto anche affrontare più spesso avventure di questo tipo in maniera più attrezzata? Sì, ma è quello, me lo sono chiesto per molto tempo, però per esempio la condivisione anche mediatica nel momento in cui fai la tua esperienza non l'ho mai vista molto bene, anche perché quando fai queste cose molto spesso le cose non tornano come ti eri immaginato, è sempre un problema da risolvere e magari non hai quella voglia di condividere con gli altri i problemi che stai vivendo, così, cioè, a me personalmente me ne succedono sempre, forse perché non sono mai andato via con qualcuno che si occupasse di questo aspetto, però insomma voglio vivere l'avventura in quel momento. Poi ho riportato come il libro questi miei sorte di taccuino di appunti, però anche lì sono stato contento che il libro, pur essendo pronto già nel 2004-2005 per un editore, non sia stato mai pubblicato, perché io non ero tanto pronto, non avevo metabolizzato queste cose che invece adesso dopo 15 anni così le ho metabolizzate e di cui ne riesco a... Metabolizzato in che senso? Si parlava di questi ricordi? Sì, nel senso che appena erano successe erano cose molto, molto vive, e non mi andava di condividere con gli altri la sofferenza, soprattutto perché quando riporti queste cose molto spesso si cade nel banalizzarle. E quindi avevo così una mia intimità. Ecco, prima di arrivare al libro, dopo Jack London, da Jack London al 2004, diciamo, quando questo libro era già praticamente definito, quali altri esploratori, avventurieri, alpinisti, uomini d'avventura hanno ulteriormente acceso la tua fantasia o colpito la tua sensibilità? Ma diciamo che ci sono dei momenti e dei libri così che, letti in un certo momento, ti aprono dei mondi. E uno di questi sicuramente è Ritorno ai Monti di Reinhold Messner. Perché? Perché proprio questo libro? Perché c'era una forte critica alla società. C'era un andare in montagna con un'idea diversa, una presa di posizione, e secondo me sono anche scelte di vita, cioè andare in montagna o andare in ambiente piuttosto che fare altre scelte. E io ho seguito molto questa idea
che c'è in Ritorno ai Monti, chiaramente l'ho letto in giovane età, poi sempre rimanendo agli anni, fine anni 70, primi anni 80, un altro, la dimensione sci della rivista della montagna, erano questi monovolumi che hanno allargato molto il mio immaginario, i miei sogni. Quanto questo tuo ricercare l'avventura, secondo te, se te lo sei chiesto, in questi anni era uno scappare, era un chiudersi la porta per non vedere temporaneamente cosa stava succedendo nel mondo della quotidianità di noi esseri umani? Sì, ma allora scappare come idea non mi piace. Mi piace l'idea dell'andare, che è quasi un imperativo, categorico, ma per me vuol dire non scappare, ma non farsi catturare, e soprattutto avere quest'idea di vivere nel divenire. Quindi ti pone ad avere una certa apertura verso il diverso, verso gli altri, un'accettazione dell'altra verità. Una domanda che faccio sempre a chi è sportivo più o meno estremo, tu hai fatto anche delle cose estreme, nel corso degli anni, tu poi adesso hai 3 figli, il più grande ha 20 anni, per cui insomma, quanto era, cioè che sensazioni si provavano al ritorno nella normalità? Sì, allora io penso che pur volendo molto bene alla mia famiglia, ai miei figli, tutto quanto, queste esperienze siano molto, molto personali, e quando torni devi considerare questo fatto, che hai fatto un qualche cosa di estremamente individualista, però col passare del tempo, essendo molto legato ai ragazzi e tutto quanto, io spero di riuscire a ridare indietro magari dei momenti in cui sono stato poco attento. E allora un'altra domanda prima di arrivare al libro, perché mi hai dato l'assist, tu da 3 o 4 anni sei protagonista qui al festival di un appuntamento che si chiama In viaggio con papà. Tu hai 3 figli, e le prime hai fatto viaggi con il grande, con il mezzano, e la piccola le toccherà presto, se ce la farai. Non credo. Non credi? Ecco, volevo chiederti perché hai scelto questo, è forse una domanda abbastanza banale, ma vorrei che tu mi dessi la risposta. E poi volevo sapere che cosa vi ha restituito in termini di rapporto padre-figlio e nell'ambito delle dinamiche della famiglia aver portato i tuoi figli a vedere l'orso bianco in cima a una montagna, a dover accendere il fuoco come i primitivi. Faccio solo degli esempi. Sì. Beh, allora, non nascondo il fatto che avendo 3 figli probabilmente e inconsapevolmente li ho anche sfruttati per poter continuare a viaggiare, ma detto questo considero il viaggio veramente una scuola di vita, è vivere un qualche cosa, è riuscire a fare un'esperienza diretta, secondo me è una conoscenza vera. E la restituzione non c'è, cioè ho figli normalissimi, il grande non è che sia particolarmente illuminato, fa le cose giustamente che fanno tutti gli altri. Spero di aver dato qualche semino che possa germogliare con il tempo. Sicuramente ho cercato di dare la possibilità di vedere, come dicevo prima, le tante verità che ci sono nel mondo. Cioè andiamo, viaggiamo e cerchiamo di scoprire la realtà di quel posto, non per forza cerchiamo di portare il nostro modello culturale. Arriviamo allora finalmente al libro. Volevo farti la domanda perché il titolo Andare, me l'hai già anticipato, perché è un imperativo categorico, però insomma completa il concetto. Perché questo titolo? Ma allora, il titolo è perché la genesi del libro è molto strana. Sono stato convocato da un editore perché avevano letto un po' dei miei racconti, non so da chi, e erano interessati a pubblicarlo. Quando sono andato a parlare col caporedazione, in pratica mi ha detto: beh, il titolo l'abbiamo già fatto perché tu continui a dire andare, andare.
E quindi nasce lì. Poi in questo andare è un'idea di andare, quella che io ho in mente era proprio quella di vivere questi luoghi remoti, questi luoghi selvaggi e cercare non di vincere la natura, ma di cercare il più possibile di viverla semplicemente. 10 capitoli, 10 luoghi, che in realtà sono 9, perché la tua amata Groenlandia l'hai fatta 2 volte, l'ha traversata, una con gli sci e l'altra volta con il kayak, e poi abbiamo il Perù, Capo Horn, il Giappone, la Mongolia, la terra di Baffin e altro. E l'unica meta italiana è la Nord della Marmolada. Innanzitutto volevo chiederti perché una sola meta italiana e perché la Marmolada? Allora, la Nord della Marmolada è legata alla mia adolescenza, quando mi piaceva molto sciare, anche da ragazzino così, però ero sempre più attratto allora si chiamavano sciatori estremi, che per dire dalla Valanga Azzurra, quindi era sempre questa idea di andare un po' fuori pista. Così. E la Nord della Marmolada per me è il riferimento della discesa di sci estremo. Quindi Tony Vallerud credo che l'abbia discesa quando io sono nato nel 68, e quando l'ho discesa è stato per me un grande sogno raggiunto. E la cosa, insomma, che così è stata bella è che proprio l'ho goduta tutta senza eccessivi problemi. Non che tecnicamente non fossi pronto per farla prima, ma proprio avevo una serenità mentale che me l'ha fatta proprio piacere. Anticipo una domanda, visto che parli di serenità mentale. Altro mio quesito comune quando si parla di sport estremi è il rapporto che un atleta o un esploratore, un avventuriero ha con la paura e con la morte. E in questo caso tu hai fatto la Nord della Marmolada, ma dal tuo racconto mi sembra di capire che di paura non ce ne fosse, o c'è comunque una base perché ti tieni in allerta. Sì, allora io penso che alla base di tutto quanto ci sia un approccio umile, nel senso che io se vado in montagna, faccio qualsiasi cosa, non penso né di vincere, ma quello di cercare di vivere quell'ambiente. Quindi questo è il punto di partenza. Poi dopo seguo un proverbio mongolo che dice: se hai paura non farlo, se lo fai non aver paura. E proprio nella Nord della Marmolada, dico, avevo questa serenità mentale che, sebbene mi sia successo un problema, mi si è staccata la tallonera mentre stavo curvando, Che non è che poco. non è poco, però quando ho detto adesso con gli attacchini, quando atterri devi cercare nello stesso momento anche di infilare le scarpone, e così ho fatto, ma non perché fossi Mandrake, ma solo esclusivamente perché avevo una certa serenità di base. Quindi il discorso che se lo fai non aver paura per me è molto importante. Fermo restando che io parto sempre con un approccio sia umile e anche sapendo che ogni volta che vai in ambiente c'hai una quota, una percentuale di imponderabile. Sì, ma anche in tangenziale a Parma c'è una Sì, quantità di. assolutamente, basta Ecco, pensarci. esatto. Ecco, tu citi due capitoli dedicati alla Groenlandia. Sbaglio nel dire che è più nel cuore di tutti gli altri tuoi obiettivi o no? No, no, perché la Groenlandia, ho fatto la traversata della Groenlandia nel 99, 600 km, e praticamente un mare bianco ghiacciato dove non esiste vita, l'unica vita riuscivamo a darla noi con i fiammiferi, accendere il fornello, sciogliere la neve e bere queste buste in polvere che avevamo come alimento. E questo tavolato bianco è stata una sorta di grande seduta dallo psicanalista, e quindi è una cosa che mi porto molto, molto Dalla dietro. quale sei uscito come e quanto diverso? Sono uscito, secondo me, molto, molto diverso. Beh, sono uscito con siamo usciti con congelamenti. Mio amico aveva perso un pezzo di naso, io avevo congelamenti alle mani e ai piedi.
però insomma mi sono guardato molto dentro e lì forse ho un po' sofferto quella che chiamo una sorta di sindrome del Vietnam, perché sono tornato a casa e non vedevo più i mezzi toni, ma vedevo solo bianco e nero, quindi Tra è stato l'altro un po' radicale. coincideva più o meno con la nascita di Zeno, tuo primo figlio, no? Sì, no, è L'anno? stato 2 anni prima. 2 anni prima. Ecco, però volevo farti questa domanda. Ai tempi Enzo Ferrari diceva che con un figlio, appena nasce un figlio, un pilota perde due decimi o mezzo secondo al Sì. giro. Rapportato alla tua realtà, la nascita dei figli ti ha inibito, ti ha caricato? Ti ha precluso certe scelte. No, ho avuto questa fortuna, anche aiutato dalla famiglia, ma secondo me è proprio per questa idea di consapevolezza del fare. Cioè, io avevo sempre questi sogni un po' così irrazionali in questi luoghi così, però cercavo di viverli sempre razionalmente, cioè dicendo riesco a farlo, è nella mia possibilità, sì, se no, no. Ecco, prima citavo la morte. Quante volte hai visto la morte? Beh, tipo in Groenlandia trainavo questa slitta negli ultimi giorni che non ci saltavamo fuori, vedevo un po' la slitta come una bara. E la cosa difficile, secondo me, tipo in queste traversate, quando si complicano le cose, è che non è un momento, ma hai possibilità di pensare. Continui a pensare a questo e questo ti va un po' ad attaccare le risorse. Adesso ti lascio tanto tempo per una singola domanda. Raccontami un po' di personaggi semplici ma straordinari, come citavi nel trailer, che hai incontrato, per capire proprio per arrivare nell'anima più profonda possibile di questi luoghi esotici, pericolosi, con persone che hanno probabilmente abitudini quotidiane opposte o inimmaginabili per degli occidentali come noi. Sì, beh, allora riparto dalla Groenlandia perché mentre ero là col mio compagno Martin, isolati in questo ghiacciaio dove non si vedeva la possibilità di uscita, mi ritornavano sempre un po' in mente i piccoli insegnamenti che avevo ricevuto dalla comunità in cui eravamo ospitati prima dalla partenza, e questo che può essere un po' così sintetizzato con la parola uppa, che significa forse può venire bel tempo, forse può venire brutto tempo, però cercare sempre di affrontare quello che sta succedendo con serenità e anche il mondo difficile. E io mi rifacevo continuamente a loro perché li avevo visti alzarsi la mattina a cercare di andare a caccia, che era l'unica possibilità che avevano per trovare cibo, e non potevano andare a caccia, e così magari succedeva per giorni e giorni. E allora anch'io lì davanti a questo mondo difficile, artico, dove non c'era vita, dovevo dire con calma devo affrontare la situazione. E poi un altro, perché ho visto adesso le immagini che giravano, una cosa così che è terminata bene, però in Giappone, dove eravamo andati col mio compagno Luca Campagna, e volevamo salire e scendere il Fuji con gli sci, poi c'era poca neve, e fatto sta che ci siamo stati accompagnati da questo giapponese che era stato con Luca sul Manaslu. E la visione dell'andare in montagna è molto diversa di questi giapponesi, come una salita della montagna proprio come conquista, che quanto mai lontana dalla mia idea, perché non penso di conquistare le montagne, ma cioè, sì, le conquisto un attimo, ma solo per sentirmi libero. Mentre questa persona che era un po' in difficoltà nella salita, agli ultimi metri mi dice di salire
per farmi raggiungere prima la cima, cosa che non mi interessava per niente, anche perché lo vedevo un po' in difficoltà. Io lo sopravanzo, arrivo in cima, sento un grande urlo, mi giro e vedo questa persona scivolare per 300 metri di dislivello. Poi con Luca siamo andati a raggiungerlo, 7 ore l'abbiamo riportato in auto, e anche lì sono state delle situazioni così un po' difficili, perché eravamo in Giappone sul Fuji senza riconoscere un'insegna, senza sapere dove tornare, e lui ci dava queste indicazioni per chiamare la moglie col telefono, e dava i primi 3 numeri in inglese, poi in giapponese. Fatto sta che abbiamo impiegato 6 ore per chiamare la moglie. Quando la moglie ci ha raggiunto, siamo tornati, lui aveva congelamenti in atto dappertutto, e una roba del genere, lui ha continuato a farci vedere la sua stanza con tutti i suoi trofei alpinistici, e diceva: ma non vai in ospedale? E invece per lui era più importante dire che aveva fatto questo, quello, con tutti questi congelamenti in atto. Dopo 24 ore va in ospedale, praticamente aveva congelato mani, piedi, orecchie, tutto quanto. Quindi, cioè, quando si dicono le diversità, tante diversità. Poi diciamo un carattere così che connota tutte le persone che ho incontrato in questi luoghi remoti, fatta eccezione del Giappone, è una apertura verso gli altri, che è una cosa anche strana, se vogliamo, perché di solito lo straniero viene un po' confinato. Però quando tu vai in un ambiente del genere, ma anche lo stesso a Cap Horn, quando siamo andati a Cap Horn in kayak, quando le persone capiscono quello che tu stai facendo, per esempio lì anche fare la traversata del canale per raggiungere Cap Horn, che ti metti su una piccola canoa a fare 35 km con il mare che non è mai calmo perché c'è un dislivello di 16 metri, le persone, non so, è come un po' che ti rispettassero. Senti, tra le altre persone che hai, prima citavi il proverbio mongolo, quali altri insegnamenti o piccole frasi, piccole parole, piccoli gesti di persone semplici ma straordinarie ti tornano in mente quando a un certo punto nella vita quotidiana c'è un momento di difficoltà, un momento di dinamica familiare particolare? Ecco, per sapere proprio quali insegnamenti ti sono rimasti tatuati da qualche parte e sono indimenticabili. Sì, secondo me dopo si parla sempre un po' delle vittorie, quello che sei riuscito, così. Però in realtà forse sono tante le volte che non si è riuscito a fare un qualche cosa, e queste sono quelle che, è brutto a dirsi, però è così, ti danno molti insegnamenti. E il ragionare sulle sconfitte è quello che secondo me fa un po' la differenza. Io devo dire che ho sempre cercato, continuamente sbaglio, però sull'errore cerco di fare i miei ragionamenti per andare avanti. Quindi, e questo me l'hanno insegnato in tanti. C'è qualche luogo che non visiteresti mai? Lascia stare le città, le tangenziali, i centri commerciali. C'è qualche posto che comunque accende la fantasia di tutti, invece tu dici: no, quello a me non interessa. O ogni luogo esotico può rappresentare una meta interessante? No, vedo. Sono stato solo 2 volte in Africa, in Marocco, e l'Africa non la conosco, proprio mi fa un po' paura, non ho idea di come... Non ti senti di a tuo agio? Non mi sento a mio agio, mentre invece l'Asia, così ho già fatto diverse esperienze, mi trovo bene, però dove mi trovo meglio in assoluto è un po' il mondo artico, così come giù verso la Patagonia. Ma per le persone che incontri o per i luoghi che vedi? Per i luoghi, e principalmente per i luoghi. A oggi, nella pagina di i luoghi dove vorrei andare, quali, non ti dico in cima alla lista, però quali sono i posti che ancora ti piacerebbe visitare, esplorare, raccontare? Ma negli ultimi anni sto facendo diversi viaggi in Russia, e credo che ci siano degli spazi molto importanti da conoscere. C'è proprio
è un mondo la Russia, quindi in questo, se mi chiedi un luogo lontano dove andresti, adesso come adesso è tanta Russia. Raccontaci un flash della Russia che possa stupirci, perché è lontano dall'iconografia che abbiamo noi di questa terra sconfinata. Beh, non lo so. Partiamo in motoslitta con questo ragazzo che è diventato mio amico per andare a fare dei filmati nel Mar Bianco. E il bosco è il bosco nel nostro immaginario della Finlandia. E a un certo punto ci fermiamo e dice: qua ci sono due miei amici, sono questi due amici che stanno tagliando degli alberi e si stanno facendo uno chalet. E allora chiedo: ma avete i permessi per fare tutto questo, per fare uno chalet per i turisti? E loro dicono: no, qua vieni nel bosco e puoi fare quello che vuoi. E 40 chilometri da Arcangelo, la città importante, questo ti dà le dimensioni degli spazi un po' in tutto il senso di spazio proprio. Ecco, altri posti che invece non hai mai visitato e comunque ti rimangono lì come pensiero, nel senso di dire prima o poi vorrei andarci? Forse la Kamchatka, però per me è un po' il problema sul quello che sto lavorando tanto è questo contrasto tra viaggio e turismo, e quindi in che senso? Cioè non vuoi sentirti troppo turista? No, non è tanto quello, è che vorrei vivere dei posti dove chi va in questi posti abbia determinate attenzioni. E sono quelle attenzioni principalmente, non so, di non portare il proprio modello culturale, quindi cosa che invece un po' credo che stia succedendo, no? Anche in montagna vediamo che delle dinamiche di città le portiamo sempre più in alto, no? Mentre invece si va in montagna per non viverle, però. E questo fanno un po' cadere le buone maniere. Stiamo parlando di luoghi lontani migliaia di chilometri, dopodiché però l'esplorazione, se non l'avventura, a te bastano pochi metri per iniziarla a vivere. A luglio hai preso una canoa, hai portato tuo figlio di 12 anni con te e la tua compagna e la tua figlia piccola vi hanno seguiti in bicicletta. Raccontaci che cosa avete combinato. No, beh, era una gita fuori porta, abitiamo a 4 metri dal fiume, dall'argine, abbiamo scavalcato l'argine con Brenno, siamo saliti sulla canoa e via Taro, poi abbiamo preso la via Po e siamo arrivati nel mare Adriatico, mentre le ragazze un paio di giorni dopo hanno preso la bicicletta e sull'argine ci hanno seguito. E lì abbiamo vissuto questa avventura, questa piccola grande avventura, vedendo il fiume da dentro, che è una cosa completamente diversa dal vederlo dall'argine. E quindi ti ritrovi queste spiagge infinite, questo mondo dove puoi, sembra quasi che ce ne sia una sospensione della legge, dove ti viene, puoi fare quello che vuoi. E questo credo che sia molto, molto interessante. Ieri sera a tavola, tra una costina e un bicchiere di rosso, hai fatto uno spot al Delta del Po che probabilmente la provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna, dovrebbe a suo modo cercare di emulare, e perché conquistavi con il tuo racconto parlando di una realtà distante poche centinaia di chilometri. Me lo ripeti per favore, perché insomma il Delta del Po noi ce l'abbiamo a pochi centinaia di chilometri. È una realtà quasi sconosciuta agli italiani, sì. Parlo di una scoperta reale, non sì. Una vista da lontano. Sì, sì, e lì sembra che sia un mondo ancora più selvaggio, dove puoi trovare cigni, fenicotteri, uccelli di ogni tempo, di passo o stanziali.
una natura stranissima perché sono le terre emerse, sono le terre più giovani in assoluto, ma sono terre molto fertili, ma allo stesso tempo sotto il livello del mare, sono 4 metri sotto il livello del mare, quindi c'è questo sforzo continuo dell'uomo per tenerli bonificati. E questo è il delta è stretto tra due realtà turistiche importantissime, che sono quelle dei lidi ferraresi e di Chioggia, di Rosolina, dall'altra parte, e lì esiste solo un'economia che è l'economia della vongola. Tutte le famiglie sono impegnate nella vongola, però adesso stanno vivendo un dramma, perché sono un paio d'anni che le vongole non riescono più ad accoppiarsi, e questo ti porta in un mondo diverso. Io, quando sono arrivato al Delta, poi per recuperare tutti quanti con andare a prendere l'auto, non ho trovato un mezzo pubblico per arrivare al treno, quindi mi sono dovuto organizzare con l'autostop e tutto quanto. Ecco, questo fa capire però che quanto margine ci sia per vivere delle avventure in questi posti. Sono quasi 30 anni che guardi le stelle, che giri, quindi sei a contatto strettissimo con la natura. Che sensazione hai quando senti parlare di global warming e che testimonianze personali, che in certi casi magari ti sono arrivate prima di sentirne parlare a livello mediatico sui cambiamenti climatici in corso? Allora, a livello scientifico chiaramente non posso affrontare l'argomento, perché c'è già chi lo fa. Per esempio, in Groenlandia, dove torno spesso, vedo con i miei occhi dal villaggio il fronte del ghiacciaio che si sta ritirando in maniera incredibile. Poi anche la televisione continua a mandare queste immagini incredibili di questo ghiacciaio che si sta rompendo, un ghiacciaio che se si sciogliesse completamente si alzerebbero i mari di 7 metri, quindi New York andrebbe sotto di due piani, una cosa incredibile. Però, per dire, a dicembre eravamo con Brenno in Russia, eravamo sul Mar Nero, sul Don, dove c'è stata la famosa ritirata. Però a dicembre solitamente negli anni pattinavano sul fiume, c'erano 10 gradi, e quindi insomma sono delle cose proprio bene visibili. Senti, l'ultima domanda, più che una domanda, è un consiglio. Se tu dovessi rivolgerti a un genitore o direttamente a un adolescente oggi che magari da questi tuoi racconti, ha visto accendersi una lampadina, perché magari dice, cavoli, se ci provassi anch'io, non ti dico che consigli gli dai, ma che cosa potresti dire al genitore per regalare il libro di Jack London di turno, o al ragazzino per dire io l'ho fatto, provaci e poi eventualmente ne parliamo. Secondo me bisogna appassionarsi, bisogna avere passione e cuore, bisogna essere disposti a fare le esperienze e capire soprattutto che nessuno ti può passare la propria esperienza e te la devi fare tu. E per farti queste esperienze devi sempre cercare di fare dei piccoli passi per affrontare il mondo. Quindi avere sempre l'idea di spostare le tue colonne d'Ercole, però non fare mai il passo più lungo della gamba, e far solo quando le cose ti senti e perché lo vuoi tu. Quindi fare, 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 ma soprattutto Andare. andare. Grazie Grazie Fabio. a te. Arrivederci, Arrivederci. a presto.